saluto a Nicola Zingaretti, il segretario del PD, come sta? Buonasera, bene. Soddisfatto, immagino, no? Abbastanza. Abbiamo... Lei di chi è tra quelli... Buonasera. Lei è? Buonasera. Tra quelli del PD che dicono che è andata bene o quelli che dicono bene, noi saltiamoci? Io tento sempre di dire la verità. È andata bene, ma è anche il primo passo. Ora dobbiamo continuare. E dobbiamo continuare offrendo a questo paese un piano, un'alternativa, dei programmi, fino a quando non riusciremo ad essere credibili nella capacità di risolvere i problemi degli italiani. Io fino a quel momento non mi fermo. Un buon proposito. È ovviamente allora, l'inizio. Intanto, diciamo, mentre parlavamo è già nato il governo Salvini, perché guardi il cartello 22. 50 miliardi per abbassare le tasse. Allora si porta la flat tax al 15% del reddito delle famiglie fino a 50.000 euro, al 20% per le partite IVA tra i 60 e i 100.000 euro, 80 euro diciamo, per un gioco contabile, diventano detrazioni e non più vengono dati, quindi vengono scalati, è un modo per rendere un po' più progressiva, immagino, la flat tax. Pace fiscale, cioè condono anche alle imprese, oltre che si riaprono i termini, e nessun aumento dell'IVA e nessuna patrimoniale. Questa sì. È Matteo Salvini. Manca una frase qua. Salvini, un piano da 50 miliardi coi soldi del popolo italiano, perché quei 50 miliardi sono loro, non è che sono soldi che loro danno agli italiani, cioè... Qui siamo veramente alle demagogie allo stato puro, perché la tragedia di questo anno è che tutte le politiche che sono state fatte, non per investire, creare fatturato delle aziende che crolla o aprire infrastrutture, sono state fatte indebitando le famiglie italiane e dando una pugnalata alle spalle, non solo a tutti, ma soprattutto alle ragazze e ai ragazzi italiani che stanno magari studiando o lavorando e si ritrovano un paese molto più indebitato e che... grande record Salvini Di Maio, non cresce più, perché quando l'hanno preso in mano cresceva dell'1,6%, ora se va tutto bene è dello 0,02%, quindi quello non è il piano Salvini, quello è il piano Salvini coi soldi del popolo italiano, e questo andrebbe detto, perché altrimenti... Munici con quei soldi degli altri! No, no però... perché sono tutti bravi, quando a me mi dite ma c'è una proposta forte del Partito Democratico, io ce l'ho la proposta forte, noi l'abbiamo detto. Dicono che la flat tax costava 15 miliardi, io credo che sia ingiusto che si faccia pagare a un ricco imprenditore le stesse tasse del suo operaio, e io ho detto se ci sono questi 15 miliardi noi diciamo vadano tutti a tagliare il costo del lavoro sui salari più bassi, perché sono quelli che in Italia soffrono di più e le persone non spendono. Sacco e questo vorrebbe c'è. Dire 1.500 in più l'anno a persona. Se non ci sono però... Non ci sono! Ma sa perché non ci sono? Perché questo governo, purtroppo, non essendo credibile, ha bruciato miliardi di euro. Sa quanto è costata in un anno l'aumento dello spread, cioè del costo del denaro a questo paese? 17 miliardi di euro bruciati dalla speculazione e dal fatto che i risparmiatori che si comprano il debito, non avendo più fiducia, chiedono più interessi. Sa cosa questa dice Salvini? Questa è la vergogna italiana. Non Salvini i 50 dice... miliardi. Gli italiani votano Lega, non votano spread, ma aspetti